A tutti, mercoledì 21 luglio. Allora, famiglia, Made in Italy, qualità, continua ricerca. Tra poco ne parleremo con Massimiliano e faremo visita allo showroom milanese dei brand Anne Claire e Base Milano. Qualche giorno fa ho avuto il piacere di incontrare i ragazzi vis-à-vis e oggi daremo seguito a quella chiacchierata per raccontare a tutti voi, o meglio farci raccontare da Max, tutte le novità di questa stagione in corso della campagna vendita primavera-estate 2022 delle collezioni Anne Claire e Base, e poi vedremo qualche capo indossato anche, ci faremo spiegare meglio come sta procedendo il lavoro di questa azienda, un'azienda ormai giunta alla quarta generazione. Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a te e a tutto il gruppo, l'azienda che penso ci stia seguendo, che comunque riguarderà, avrà modo di rivedere questa chiacchierata. Come dicevo nella parte introduttiva, qualche giorno fa ho avuto modo di passarvi a trovare nel vostro showroom milanese, dal quale oggi ci colleghiamo, dove sei tu collegato. E ho visto diverse novità. Io nella parte introduttiva mi sono permesso di utilizzare alcune terminologie, sicuramente partire da quello di famiglia. La vostra è un'azienda a lunga tradizione familiare, quarta generazione oggi alla guida dell'azienda, che continua in un percorso di impegno, di lavoro e di continua ricerca, cosa non facile da fare in generale nel mondo dell'abbigliamento, in particolar modo poi nel mondo della maglieria. Con la diretta precedente di qualche mese fa avevamo raccontato molto della storia della vostra azienda, delle peculiarità e del fatto di essere un'azienda verticale da questo punto di vista e poter offrire e garantire un servizio molto importante su tutto quello che è la realizzazione e la produzione dei vostri capi. Oggi ci colleghiamo con te per raccontare di più sia della collezione Anne Claire che della collezione Base per la prossima stagione Spring Summer 22. È periodo intenso di campagne vendite e ti lascio la parola proprio per guidarci all'interno delle vostre collezioni e farci apprezzare quello che avete proposto alla vostra clientela. Perfetto, allora, ti ringrazio per la bella introduzione come sempre. Hai detto tutto tu, nel senso che come sempre ci siamo impegnati un sacco per dare delle collezioni che potessero appunto essere fresche, leggere, colorate, e che in cui abbiamo messo come sempre tutta la nostra passione, la nostra qualità e la nostra voglia di innovare costante. Io farei parlare i capi perché, come hai visto, abbiamo degli allestimenti davvero splendidi e sono davvero felice e orgoglioso di farli vedere, e per cui io girerei la telecamera e comincerei a farti una bella overview partendo dalla collezione Anne Claire. Allora, ti seguiamo. Allora, la prima cosa, diamo la collocazione, il vostro showroom aziendale che seguite in collaborazione con Manuela Poggio, che è mia occasione gradita per salutarlo, ovviamente situato in via Savona. Il periodo di campagna vendite, ormai siete nel vivo della stagione? Nel pieno della campagna vendita è già cominciato da inizio luglio e sarà attiva fino a fine settembre, quindi è una campagna vendite lunga e speriamo molto, molto bella. Bene. Diciamo, l'incipit è stato ottimo, per cui siamo estremamente fiduciosi. Anche perché qua, ecco, questa chiacchiera serve, oltre che a presentare ovviamente i capi, a sfatare un po' quel falso mito che la maglieria ovviamente vede il suo periodo più importante con la stagione autunno-inverno. Sicuramente questo resta un dato di fatto, ma voi continuate ad impegnarvi e la vostra collezione, anche durante la collezione, la presenza nella primavera-estate è davvero importante, con diverse proposte che vedremo insieme a te, che ormai si estendono ad un vero total look. Assolutamente, infatti io partirei proprio dalla nostra collezione Anne Claire, che mai come in questa stagione estiva ha inserito nuovi temi e nuovi tessuti, quindi parliamo di tessuti di cotone extraleggero, lino 100%, jersey, e quindi ti farei proprio vedere perché c'è stata un'evoluzione molto bella che vira sempre di più su un total look, che è quello che Anne Claire mira a diventare sempre di più in questi anni e che secondo noi è davvero ben riuscita. Per cui girerei la telecamera e farei parlare gli stendini. Poi ci sarà anche una bella novità questa volta, mi sono organizzato molto bene, quindi ci sarà anche la nostra supermodella Siri, che con qualche capo indossato,
e per cui vi farò vedere qualche look, diciamo un estratto dei capi più significativi, dei look più, diciamo, per noi più interessanti anche a livello proprio di novità riguardo a Neckler e riguardo anche a base tra poco. Per Siamo cui, pronti, ti seguiamo nel racconto. benissimo, giro e cominciamo. Allora, vi faccio fare come sempre un tour in diretta dall'ingresso, per cui questo è il nostro ingresso e comincerei da questo stendino in cui abbiamo il blu navy e il bianco. Come vedi, abbiamo sia la parte in maglieria, quindi cominciamo qui tutta una parte di viscose che sono sempre, siamo tra i nostri best seller, per arrivare poi anche a un 100 cotone con un pattern bicolor e come ti dicevo, la leggerezza e il colore anche per quanto riguarda il jersey e il tessuto, ad esempio questa gonna. Ti farei vedere subito un look per far capire bene anche quando parliamo di innovazione nella parte tessuto. Questo è un bellissimo chemisier over realizzato in un tessuto di cotone super light, quindi leggerissimo, con una mano setosa. Quindi siamo riusciti a ottenere un finissaggio del tessuto davvero splendido. Allo stesso tempo, innovazione nella parte di maglieria. Come puoi vedere, questo è un cotone crepe, anche questo novità di questa stagione, che abbiamo lavorato con questa parte traforata che sembra, ricorda molto appunto i pizzi fatti a mano, che sono una tendenza forte di questa stagione. L'abbinamento è tutto a Neckler, quindi anche il pantalone di lino, che si sposa perfettamente nel look, sempre realizzato da noi in 100% lino, super leggero, ma non trasparente perché anche quello è molto importante. Poi, ti porterei nel mondo del colore, quindi abbiamo visto la leggerezza e anche, diciamo, la novità nella parte tessuto. Passiamo anche alla novità nel mondo del colore. Quindi quest'anno Neckler ha due punti di colore molto forti, molto estivi, che sono questo corallo, che puoi vedere in questo stendino. Anche in questo caso abbiamo sia effetti, diciamo, di maglieria, quindi questo è un cotone lino con una lavorazione vanisé che dà questo effetto sfumato, melangiato, sia nei, diciamo, colori uniti, quindi anche qui parliamo di un cotone, lavorato con questo punto per creare un bellissimo spolverino. Anche qui pattern di maglia, come sempre, righe, e anche qui siamo andati sempre nel mondo del colore della leggerezza a introdurre anche un 100% seta che si vede in questo abito. Questo allora in parte già si percepisce ovviamente da quello che stai raccontando, ma vado nuovamente a porti questa domanda per avere ulteriore conferma da parte tua. Quanto è importante, quanto è non solo importante in termini di vendite, ma proprio in termini di impegno e di costanza il vostro lavoro continuo sulla possibilità di poter lavorare varie tipologie di materiali, di tessuti, quindi quando uno pensa alla maglieria, sempre facilmente va il suo pensiero va a delle maglie in lana piuttosto che cashmere, mentre qua stiamo vedendo tantissimi tipi di tessuti, facci vedere il jersey, la viscosa, vari tipi di lavorazione, quindi a prescindere dall'aver ormai allargato la vostra collezione ad un total look vero e proprio, è molto importante questa vostra capacità di saper spaziare e poter offrire varie tipologie di materiali. Assolutamente. Proprio a questo proposito ti farei vedere un altro look, sempre con un filato nuovo, quindi novità di questa collezione Spring Summer 22. Abbiamo inserito questo materiale con una micro paillette e sempre lavorato con questo punto traforato che richiama appunto sempre il discorso pizzo tendenza dell'anno. Adesso non so se si percepisca la luminosità delle paillette, però assicuro che ci sono. E anche qui abbiamo appunto un look nuovo, sempre abbinato al pantalone. Benissimo. Poi ti farei vedere un altro carrellino. Qui andiamo, diciamo, ancora un po' di colore, quindi siamo nel mondo del fucsia abbinato ai colori naturali, quindi sabbia. E anche questa. Che è presente sia nella Chanel sia nella maglia e poi andiamo invece su una elegante, abbiamo questi jacquard di maglia realizzati in cotone
molto scenici, molto belli. E poi qui vi farò vedere più avanti un look, quindi non mi soffermo eccessivamente. Proseguendo sempre il nostro giro tra gli stendini, abbiamo una parte di colori, diciamo, parigini, chiamiamoli così, quindi molto soft, che passiamo dall'azzurro al rosa, fino ad arrivare appunto a un punto di lilla. Abbiamo cercato appunto di dare armoniosità al pacchetto partendo dai colori più intensi, lasciando nel centro i colori più tenui. Ho visto che il look è pronto, quindi andrei a vedere anche questo abito, che è sempre nel filone del 100% cotone super leggero con mano silky touch, davvero una nostra esclusiva bellissima. E come vedi, insomma, non è solo magliaria. Non è solo maglieria, Ecco. e ovviamente come stavamo vedendo con te, ed è importante ribadirlo, anche se per una collezione, un brand come il vostro, la stagione autunno-inverno ha ovviamente un'importanza tutta sua, una rilevanza differente, continuate ormai da tempo un grande impegno e sviluppo anche per la collezione primavera-estate, una collezione molto grande, molto sviluppata su varie tipologie di temi, come vedevamo la capacità di spaziare su vari tessuti, varie tipologie anche di fantasie proposte, sempre rimanendo come diciamo guida quella di perseguire e vestire, andare a vestire una donna amante di un'eleganza sobria, non troppo chiassosa. Assolutamente, è giusto quello che dici. Infatti, come vedi, ad esempio, gli ultimi due stendini che abbiamo visto si rivolgono a una donna più elegante, più raffinata, ma allo stesso tempo abbiamo inserito questi punti di colore che si rivolgono a una donna decisamente anche più giovane che ha voglia di un look più sport chic colorato. Per cui andrei avanti nel nostro display. Passiamo in questo caso ai, diciamo, azzurro cielo, marrone e beige. Ecco, giusto. A proposito di quello che ti dicevo un minuto fa, parlando di un look sport chic, con impostazione decisamente più, diciamo, più giovane, però allo stesso tempo mantenendo quell'eleganza che contraddistingue il brand. Questo è un look completamente realizzato in maglia, quindi è un 100% cotone Egitto Mako, lavorato con la licra per dargli questo effetto stretch e questo effetto felpa che sta piacendo tantissimo ed è una novità assoluta per la nostra collezione. Di fatto abbiamo ricreato una felpa in maglia da noi che ci ha permesso quindi di utilizzare lo stesso colore presente nelle altre maglie realizzate nel nostro cotone Mako. Perfetto. Andrei avanti sempre negli stendini. Qui abbiamo, diciamo, la parte, chiamiamola, rassicurante, ecco. Quella che poi i clienti vogliono sempre vedere perché giustamente sono quelle parti, diciamo, della collezione che aiutano sempre anche il sell out, perché è sempre importante avere dei capi particolari speciali, ma bisogna anche sempre avere una base solida di capi di qualità in colori naturali che sono sempre capi molto ben venduti e che i nostri clienti cercano. Ti faccio vedere questo overview in cui ci sono, diciamo, proprio l'equilibrio tra la raffinatezza e l'eleganza e, diciamo, la raffinatezza e l'eleganza lavorata anche, ad esempio, in uno jacquard di questo tipo. Ho un altro look pronto che ti farei vedere. Questo abito a balze, davvero bellissimo. Questo ci tenevo a farlo vedere indossato perché, diciamo, è proprio prende davvero vita, come vedi. Ha quasi 5 metri di tessuto questo abito, per cui ci siamo davvero sbizzarriti, ma si vedono tutti e insomma ha un'eleganza che è davvero notevole. È presentato rosso in questo lino super leggero, che davvero sta piacendo tantissimo. Ecco, quanto è difficile riuscire ogni stagione a fare proposta, soprattutto farla su un tipo di concetto come abbiamo visto che sicuramente gioca anche con degli jacquard, gioca sul fatto dei colori, ma non fa magari del chiasso, di eccessi un po' il suo punto di forza. Quanto è difficile per una collezione che deve sempre rimanere in questo equilibrio, in questo approccio soft, trovare
delle novità e riuscire a coinvolgere la propria clientela. Lo stavi in parte molto ben raccontando tu, non solo nella presentazione della collezione, ma proprio nell'abito che pochi secondi fa ci facevi vedere indossato dalla modella. Sì, diciamo che è la cosa più complicata che noi dobbiamo affrontare ogni stagione, perché bisogna innovare, rinnovarsi, però allo stesso tempo c'è quella linea sottile che bisogna stare attenti a non superare per non andare poi appunto in diciamo un mondo troppo concettuale, troppo designer, che la nostra clientela magari non... cioè, non cioè preferisce a trovare magari su altri brand. Per cui è sempre il discorso di identità del brand. Noi abbiamo un'identità forte che ci caratterizza, e noi da questa identità partiamo tutte le stagioni a creare una collezione nuova, cercando di mantenere la nostra identità, ma allo stesso tempo dando quel qualcosa di nuovo che ci permetta di far dire ancora ai nostri clienti wow. E quest'anno sta succedendo e siamo veramente contenti dei riscontri che stiamo avendo, perché la collezione è wow, ecco, per fortuna. E non è mai facile, perché si parte sempre dai fili, si parte sempre da dei concetti di fondo che fanno parte della nostra storia, del nostro modo di lavorare, e è un equilibrio difficile, ma che noi cerchiamo sempre di raggiungere. Penso quest'anno ci siamo riusciti molto bene. Questo è un altro look di cui ti raccontavo prima, che avremmo visto il look nello stendino di prima, molto elegante, ma allo stesso tempo per niente classico, ci tengo a dirlo, perché non è affatto un look classico. Infatti abbiamo questo cardigan over, il top che è un volume molto semplice ma con questo jacquard di maglia, quindi sempre nostra esclusiva, e questo pantalone di maglia che, insomma, lascio parlare il video, che mi sembra sia sufficiente. È davvero magnifico. Allora, da questo punto di vista, un'altra domanda. Allora, io sai che più volte ne abbiamo parlato di questa tematica, sono un amante degli specialisti e della specializzazione in generale. Quanto però oggi è importante, per quanto riguarda il vostro brand, aver avuto la capacità di estendervi ad un total look vero, vero e proprio? Questo non solo ovviamente per poter sondare e andare magari ad aumentare le vendite e l'appeal della vostra collezione, però nella realtà dei fatti vedere questi capi abbinati in quella maniera in dei look aiuta anche molto alla vendita, non solo vostra ma da parte proprio del negoziante verso il consumatore finale. Assolutamente, diciamo che in Anne Claire per questa stagione ci siamo davvero sforzati di inserire all'interno della collezione dei capi che potessero essere combinati perfettamente insieme. Questa è una scelta dettata dalla nostra espansione internazionale che ogni anno portiamo avanti, quindi stiamo aprendo nuovi mercati ogni stagione, e soprattutto l'estero ha una richiesta di total look vero e proprio, ed è per questo che su questa stagione abbiamo insistito ancora di più, e a maggior ragione sull'estivo, in cui comunque le altre categorie merceologiche oltre alla marineria paradossalmente sono più facili da proporre, perché in un invernale la maglieria si vende tranquillamente, in un estivo ci sono clienti che, vedendo magari solo maglieria, possono avere un approccio un po' così, come se mancasse qualcosa. E invece quest'anno noi abbiamo proprio voluto presentare la collezione ai tanti clienti nuovi che quest'anno l'hanno vista come un vero e proprio total look unito, e soprattutto con dei look già pronti che abbinati, scattati in un lookbook, permettevano proprio al cliente di avere una sorta di guida molto, molto fedele, molto veritiera di quello che avrebbero poi trovato nella collezione. E questo approccio comunque sta dando grossi risultati, e lo porteremo sicuramente avanti negli anni. Bene, allora Max, io ti ti faccio vedere ancora un look. Vai. Molto bello, sempre nel mondo dei naturali, anche qui questo pantalone bacchettato sui naturali, una t-shirt, visto che non abbiamo ancora parlato, t-shirt di seta e jersey di cotone combinati insieme, sempre per il discorso che dicevo, non una banale t-shirt ma una t-shirt con due materiali lussuosi che permette appunto di distinguersi da un mondo delle t-shirt che, come sai, è molto ricco di proposte e di ogni tipo. E il cardigan che hai visto indossato, anche qui in una fettuccina di cotone molto leggera col traforato. Benissimo. Ok. Ti faccio vedere ancora l'ultimo
punto di colore forte della collezione, che è questo acquamarina. Poi farei ancora fare un look a Siri e poi possiamo, direi, Sì, passare nel mentre sull'altra che linea. la modella si cambia d'abito, Perfetto. durante la mia visita scorsa settimana da voi in showroom abbiamo scattato una foto, diciamo, simpatica con quel carrello iniziale, quello stand iniziale che è particolarmente Eccolo. colorato. Vorrei che tu Eccolo. raccontassi anche quest'altra tipologia di prodotto e il servizio che offrite alla vostra clientela. Assolutamente, ti ringrazio per avermelo ricordato. Allora, questo è un mohair alpaca, quindi un filato, diciamo, cross season. Quindi è un filato che si può, appunto, dipende naturalmente dai mercati, però ha un periodo di vendita quasi tutto l'anno. Quindi sono maglie, cardigan, che possono essere indossati, diciamo, da settembre a maggio-giugno, tranquillamente. Dipende naturalmente dai paesi in cui si vanno a vendere. E anche qui è un pacchetto che abbiamo proposto anche l'anno scorso. Quest'anno l'abbiamo rinnovato con questo pattern traforato che ha reso i capi davvero esclusivi. E anche qui è un pacchetto che ci sta dando grosse soddisfazioni. E poi allo stesso tempo abbiamo anche rinnovato la parte, diciamo, in rasato, aggiungendo anche qui un po' di licra per dargli questa morbidezza, questa sofficità che è ancora più marcata rispetto, diciamo, all'edizione precedente del pacchetto. E anche qui, come diciamo vendita, noi garantiamo su questo pacchetto già la consegna da ottobre, proprio per dare la possibilità ai clienti di vederlo come una sorta di flash. Che può avere una consegna già da ottobre, quindi una vendita già a ottobre-novembre, e perché no, anche per tutto il mondo della regalistica nel periodo natalizio. Perfetto, chiuderei con un ultimo look nel mondo dell'acquamarina, quindi in tono con quello che abbiamo visto per chiudere l'appeso di Anne Claire. Anche qui tutto realizzato in maglia con questa trama multicolor. E la maglia, anche qui, realizzata in un cotone lino, uno strofilato storico, con questo nido d'ape, che spero si possa vedere, che conferisce al capo un po' di mo quel movimento e quella leggerezza che fanno la differenza. Adesso scendo un po' più indietro, che voilà. Sì, c'era un po' di... Voilà, perfetto. Benissimo. Perfetto, Max. A questo Direi che... punto adesso ti seguiamo e ci immergiamo da Anne Claire, passiamo al mondo di Eccomi. base Milano. Guarda, mi basta passare distanza, come sai, e siamo in un altro mondo, come dicevi giustamente. Allora, Base è una collezione che parte da concetti diversi, come abbiamo spiegato appunto nelle altre interviste. Quindi è una collezione più materica, con colori di un altro tipo, quindi colori più, se vogliamo, più forti, anche con un taglio un pochino più androgeno rispetto ad Anne Claire, che punta invece di più su una raffinatezza e su un'eleganza, come vedi ad esempio nell'overview. Anche in questo caso, Base ha puntato molto sulla grande qualità dei materiali, come sempre, e sull'esclusività dei volumi e delle lavorazioni. La collezione è più piccolina rispetto ad Anne Claire, e anche qui, diciamo, è più forte il concetto della maglieria, che però viene reso esclusivo e nuovo proprio dalle varie tecniche di lavorazione, sia diciamo, di maglieria sia di handmade, come in questo caso, ti farei vedere subito un primo look, che conferiscono quell'unicità al capo. Ad esempio, in questo caso, Siri sta indossando una maglia di cotone lino, con tintura handmade, quindi realizzata interamente a mano. Come ti spiegavo, Base vive un po' i capi come se fossero, diciamo, delle tele, delle opere d'arte, e noi pensiamo a smacchinare la base e poi diciamo, collaboriamo con artisti che trasmettono la loro arte ai capi e realizziamo appunto tutti i capi unici in sfumature di colore uniche e introvabili in nessun altro tipo di collezione. Allora, come colori, ti ho fatto vedere appunto il bianco nelle varie sfaccettature anche nel rigato, il blu, nevi. Ecco, ad esempio, ti farei vedere in questo caso
sempre tornando al discorso di opere artistiche, perché di questo stiamo davvero parlando, questa è una giacca di cotone realizzata da noi, a cui viene applicato, ti faccio vedere il polsino perché è ripiegato, quindi si capisce bene l'effetto, un effetto esclusivo di spalmatura, completamente a mano, che conferisce al capo appunto questa sorta di, chiamiamola, plastificazione che lo rende estremamente nuovo, estremamente moderno. Ti faccio vedere anche un capo indossato. Perfetto. Questa giacchina che ha, come vedi, lo stesso effetto di spalmatura. Benissimo. Novità anche per Base quest'anno, visto che anche lei sta aprendo sempre di più le porte verso i mercati esteri. Abbiamo inserito anche i pantaloni e alcuni abiti, alcune chemisie. Ad esempio questo, assolutamente, pantalone della nostra collezione. C'è anche qui quindi un'evoluzione non solo nei materiali, nelle lavorazioni, ma anche nelle categorie merceologiche. Hai fatto bene a sottolinearlo, questo è sempre molto importante, la conferma che stagione dopo stagione il vostro lavoro va in diverse direzioni, sia quella nell'arricchimento delle lavorazioni, della ricerca dei materiali, ma anche dal punto di vista stilistico e di dare un servizio vero e proprio alla vostra clientela, potendo offrire degli abbinamenti, se non un vero e proprio total look, che permetta e faciliti ovviamente la vendita ai vostri clienti. Questo credo che sia particolarmente apprezzato e la dimostrazione di come oggi si può sicuramente fare della buona maglieria, ma oggi bisogna guardare oltre e offrire veramente un tipo di visione, di concetto a tutto tondo. Assolutamente. Poi appunto l'anima di base è giusto che sia di maglieria e non è stata snaturata. Però, come vedi, anche un piccolo inserimento di una parte extra maglieria, ad esempio questo è un tessuto di cotone, leggerissimo, aiuta anche qui il cliente a trovare un look pronto e ben studiato, perché lavorando, come sai, noi sul tinto capo, su base, i colori vengono tutti tinti a referenza, pertanto sono perfettamente abbinati in collezione, per cui nonostante ci siano tantissime aziende che fanno pantaloni, non troveranno mai il pantalone tinto dello stesso colore della maglia di base. Per cui è un plus che anche in questo caso stiamo comunque notando grandi apprezzamenti da parte dei clienti. Fatto bene, questo è anche un altro punto importante da sottolineare. Va detto anche che spesso, e sarà anche il vostro caso, nella decisione di andare a sviluppare un total look, se non vero e proprio, ma comunque in parte un total look, c'è una logica che va oltre appunto l'idea di vendita fine a se stessa, ma serve anche proprio a valorizzare ulteriormente i capi. Perché potendo vedere durante appunto il momento dell'acquisto un abbinamento, questo aiuta molto il buyer nell'acquisto e nella visione, nell'interpretazione poi del capo stesso. Assolutamente sì, e inoltre dà, diciamo, all'appeso l'impressione appunto che la collezione sia sempre completa e che sia al passo con i tempi, perché comunque anche dei piccoli pezzi, ma inseriti nel posto giusto e abbinati nel modo giusto, possono davvero fare la differenza. Passerei a un altro look, sempre abbinato al pantalone di prima. Qui abbiamo una giacchina, sempre in maglia, quindi nostra esclusiva, che come vedi ha questo effetto di irregolare, volutamente, quindi è stato creato questo effetto e essendo questo capo tinto in una tintura particolare, abbiamo appunto ricreato questo effetto 3D ancora di più, perché anche la tintura, non solo diciamo il materiale, non solo la lavorazione a macchina, ma anche la tintura riesce a dare questo effetto 3D alla giacca, abbinata al suo jersey che è presente anche nella collezione base, sempre in tinta. Mentre aspetto il prossimo look, farei anche un piccolo inciso perché so che ci tieni particolarmente alla parte Raccontaci. uomo, per cui Alla parte uomo, io guarda, assolutamente. tengo che tu possa sottolineare una, sicuramente
diverse cose, ma sicuramente un paio in particolar modo. La parte uomo, che è giustissimo che tu vada appunto a raccontare, a far scoprire e a lanciare come messaggio, ricordare questo messaggio, quindi che la collezione base Milano si è arricchita e prevede appunto anche la presentazione dell'uomo. Adesso poi andremo nello specifico e ci racconterai. Mi hai mostrato alcuni capi molto interessanti nei giorni scorsi, ho anche potuto testarli e indossarli personalmente. E poi ricordiamo, ribadiamo, la vostra è una storica azienda a conduzione familiare, sviluppa tutto quello che vediamo nei vostri laboratori, nella vostra sede nelle Langhe, e questa è un'altra tematica importante, quindi al di là del concetto di Made in Italy, il concetto proprio di appartenenza al territorio e il fatto che siete un'azienda che con la capacità produttiva e di ricerca che state continuando a portare avanti rappresentate ovviamente un'opportunità per i vostri clienti, non solo e semplicemente nel andare a visionare le collezioni che realizzate ovviamente in maniera corretta, intelligente, con capacità e con voglia di proposta, ma proprio nell'opportunità di poter dialogare con un'azienda che davvero produce e sviluppa tutto internamente, quindi con la quale si può creare davvero un'ottima, scusate il gioco di parole, base di dialogo per il presente e soprattutto per il futuro. Ora, nel frattempo ti ringrazio naturalmente come sempre per le belle parole che ci dai, perché è sempre bello raccontarlo, per noi sono quasi cose scontate ormai, ma capisco che è sempre bello ripetere perché siamo una realtà che non è... Stai, guarda, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato e ne continueremo a parlare nelle tante dirette, nelle tante chiacchierate. Oggi più che mai il concetto che sta venendo fuori è sicuramente un'attenzione maggiore da parte ovviamente del consumatore finale, di conseguenza anche dei buyer, dei compratori, su progetti veri e propri, su aziende che abbiano una base solida di contenuto e con le quali portare avanti una linea che vada oltre, ripeto, all'attenzione o alla fiammata del momento. Quindi è bene andare a scoprire o riscoprire le tante aziende italiane di altissima qualità che fanno contenuti concreti, hanno collezioni ben sviluppate, hanno prodotto e il prodotto nel vero senso della parola sul mercato non basta mai, e quindi c'è una clientela sempre più attenta, capace di comprendere queste cose sul mercato italiano e, come giustamente hai tenuto a ribadire tu, sul mercato estero, che come anche nel vostro caso da tempo sposa e continua ad apprezzare il vostro progetto e le vostre collezioni, tanto che state ulteriormente allargando i mercati. Assolutamente, confermo. E appunto, per noi è l'unico modo che conosciamo di lavorare, per cui siamo un'azienda familiare, siamo la quarta generazione, e per noi la qualità, l'attenzione al dettaglio, l'utilizzo di soltanto le materie prime nobili e una ricerca stilistica sempre aggiornata è la base di partenza di qualsiasi cosa, per cui, ed è stata tramandata fino alla quarta generazione, per cui vuol dire che è un qualcosa di davvero importante e forte che appunto che ci accomuna tutti e che siamo ben felici di avere, e siamo anche molto felici del fatto che molti clienti lo riconoscano e ci diano la possibilità di appunto di continuare il nostro bel percorso insieme. Ti faccio vedere ancora una maglia davvero speciale per chiudere in bellezza. Anche qui siamo su un cotonnellino con questa tintura, come ti raccontavo, completamente hand paint, quindi capo unico e ripetibile, realizzato a mano. Come vedi, anche le combinazioni cromatiche non sono mai casuali, ma vanno a riprendere tutti i colori di collezione. Benissimo. Allora, ti farei ancora l'ultimo piccolo inciso appunto sull'uomo. Ti spiego velocemente il progettino uomo, in cosa consiste. Allora, il progettino è nato, come sai, lo scorso inverno, come progettino pilota, in cui abbiamo inserito l'ana cashmere e il 100% cashmere, e anche in questo caso abbiamo utilizzato queste particolari tinture che noi abbiamo chiamato snow dye nell'invernale per dare unicità ai capi. Abbiamo riutilizzato lo stesso concetto delle tinture
però naturalmente declinato sull'estivo, per cui cambia, chiamiamola la tavolozza, perché in questo caso non è più il 90 lana 10 cashmere o 100 cashmere, ma un 100 cotone crepe, un cotone naturalmente di altissima qualità, con questa mano che tu stesso hai potuto provare sulla tua pelle, davvero freschissima, e quindi sono capi davvero adatti alla stagione estiva e primaverile. E l'unicità sta nel fatto di avere appunto queste tinture che per l'edizione estiva Spring Summer 22 abbiamo chiamato Polar Dye, proprio perché è una tintura diversa da quella dell'inverno, e poi appunto perché è realizzato sul nostro filato che abbiamo ribattezzato Polar Cotton, proprio per dare questo richiamo alla freschezza del materiale e anche diciamo, all'effetto di tintura che richiama appunto il polare. Questa è una delle varianti. Poi allo stesso tempo abbiamo realizzato il capo, dico semplicemente, ma non nell'eccezione negativa, senza tintura, quindi partendo semplicemente dal filo, rasato e realizzando il capo. I modelli sono la t-shirt che vedi qui, la polo in maglia, il girocollo manica lunga in maglia, il classico maglioncino primaverile, poi ci sono tutte le varie declinazioni del colore, e lo scollo a V manica lunga. Tutti questi capi sono realizzati sia con la tintura Polar Dye, questo te lo ricordi, è quello che hai indossato nella foto, e sia nel colore unito, quindi senza tintura. Come vedi, abbiamo proprio giocato sul fatto di far vedere come un filato, diciamo, realizzato nel colore unito possa, partendo dal greggio dello stesso filato e partendo dalla stessa referenza colore, diventare una cosa molto diversa. Max, prima dei saluti Perfetto. non ci resta, diciamo, di fare di nuovo un passaggio, un overview all'interno del vostro spazio. Assolutamente, ritorno al punto di partenza con molto piacere. Allora, abbiamo il nostro carrellino del Mohair Alpaca, che ormai i nostri clienti conoscono benissimo, rinnovato. Il blu e bianco, con le stampe, gli abiti. Il punto di colore del corallo, realizzato nei vari materiali, nel tessuto stampato e anche nella seta, novità di quest'anno. Anche con Fantasy Liberty, tra l'altro. Il carrellino dei naturali. Il carrello con i toni sfumati dell'azzurro, del rosa e del lilla. L'azzurro cielo con il marrone e i sabbia. La parte più elegante, quindi dei bianchi tagliati con i colori naturali del grigio e del sabbia, e infine il secondo punto forte di colore della collezione, che è l'acquamarina. Attraversiamo. Attraversiamo e torniamo In questo a virtual pilotare per la fondo, collezione di base. voilà, rivediamo un attimo, il bianco e blu, anche qui sia nelle lavorazioni. Ecco, un'altra cosa che non avevo raccontato di base è che ci sono appunto questi capi con un effetto shiny, con questo punto luce che spero si possa vedere, che anche qui sono capi che piacciono sempre molto perché danno quel non so che di unicità al capo e lo rendono ideale in molte circostanze, anche ad esempio nella costina inglese con questo effetto shiny. Poi passiamo al colore, quindi color pavone, molto bello, molto estivo, il verde, il sabbia, poi passiamo al fucsia, il
sia unito sia nelle lavorazioni handmade, questo rosso, e poi abbiamo anche qui un po' di toni naturali, il marrone, un punto di cacao davvero molto bello, il giallo oro, anche qui si veda bene anche il discorso dello shiny, che tra l'altro il bello di questo shiny di base è che pur avendo questa piccola parte di sembra lurex, ma in realtà è un filato con questo effetto shiny, non dà assolutamente nessun problema di prurito sulla pelle, e quindi è davvero un qualcosa di commercialmente ottimo, ecco. E poi chiudiamo con i grigi, i bianchi e questo verde lichene. Ultima cosa, poi chiudo davvero. Su base quest'anno abbiamo anche inserito, diciamo un po' sulla falsariga del Mohair di Anclair, questa piccola parte di capi in 90 lana 10 cashmere leggeri, che sono anche in questo caso capi interstagionali, che quindi vanno, come per i Mohair, una stagionalità che va da settembre a giugno. E anche questo sta ricordiamo appunto le date, Max. Fino a quando i clienti possono contattarvi, farvi visita presso lo showroom milanese, che ricordiamo in via Savona? Allora, noi siamo pienamente operativi già da inizio luglio e accogliamo i clienti tranquillamente fino a fine settembre, anche inizio ottobre se necessario. Tanto non scappiamo. Bene, perfetto. Grazie per averci accolto all'interno del vostro showroom milanese, averci raccontato qualcosa di più della vostra storica realtà e soprattutto delle vostre collezioni, avendoci appunto raccontato di come anche durante una primavera estate le vostre collezioni sono particolarmente articolate, anzi se vogliamo questa stagione ancora di più, con ulteriore arricchimento non solo nei filati e nelle lavorazioni utilizzate, ma proprio a livello di proposta di look e completamente anche con l'inserimento di pantaloni piuttosto che di chemisier o abiti lavorati in maglie, in jersey e in vari tessuti, ovviamente giocando sempre sulle tonalità dei colori, anche su delle tinture speciali, sempre con massima attenzione alla ricerca e al rispetto dell'ambiente. Assolutamente, assolutamente, sono parole chiave per noi in tutte le stagioni. Sostenibilità sempre di più. Cerchiamo anche noi appunto per la sostenibilità di avviare più percorsi possibili in quest'ottica, nel limite appunto di quello che si può fare nel breve termine, ma assolutamente la nostra visione è sostenibile e ne siamo molto orgogliosi. Bene, ci riaggiorniamo assolutamente presto per nuovi contenuti e poter condividere con tutti nuovi progetti e nuove iniziative che state portando avanti e ovviamente alla fine di questa stagione estiva avremo anche modo di vederci nuovamente e potervi io personalmente far visita nelle Langhe e poter raccontare anche qualcosa dietro le quinte della vostra storica azienda e della parte produttiva. Un grande in bocca al lupo ovviamente per il resto della campagna vendite e a prestissimo. Un buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Alla prossima. Ciao. Ciao.